Une Promesse, il nuovo film di Patrice Leconte, regista francese che recentemente aveva tentato con alterne fortune l'incursione nel cinema di animazione con La Bottega dei Suicidi, è la trasposizione cinematografica del romanzo di Stephen Zweig, Il viaggio nel passato. La storia è quella di un uomo giovane che nella Germania, immediatamente prima gli anni della Prima Guerra Mondiale, inizia a lavorare in una grande acciaieria, diventando in brevissimo tempo il pupillo del padrone, appunto, di questa importante fabbrica, che se lo porta sempre più vicino fino a portarselo letteralmente in casa, e però così facendo favorendo l'innamoramento reciproco, appunto, del suo protégé con la giovane moglie, innamoramento ovviamente ricambiato. Siamo di fronte al più classico dei melodrammi in costume, una storia di amori impossibili, sensi dell'onore, senso della famiglia, ma anche appunto un amore scellerato e disperatissimo che deve trovare le strade per esprimersi. E le strade per esprimersi che Patrice Leconte trova in termini cinematografici sono caratterizzate da una certa rigidità, insomma. Un Promesse è un film decisamente canonico che fa un po' di fatica a sterzare appunto dagli stereotipi più usati ed abusati, da un certo punto di vista, del melodramma cinematografico, e che, complici interpretazioni di attori non esattamente forse elasticissime, anch'esse, fatta eccezione per Alan Rickman, sempre bravissimo nel ruolo appunto di questo padrone delle acciaierie, fa un po' di fatica appunto a donare al suo film quell'agilità, appunto, quella flessibilità che spesso e volentieri fa anche rima con passione. Di passione, in qualche modo, in questo nuovo film di Patrice Leconte se ne sente ben poca.